E il tema che stiamo affrontando oggi riguarda la necessità di un intervento per affrontare il tema della povertà salariale, il tema della povertà remunerativa che riguarda milioni di lavoratori dipendenti, milioni di lavoratori a par con partita IVA, oggi viene rimandato da parte del governo. Allora dico, vi porto qui quello che avrei presentato in termini di salario minimo legale. La prima cosa era quella di istituire che il salario minimo deve essere legale o la remunerazione minima che deve riguardare partite IVA, lavoratori dipendenti, deve essere istituita a livello di istituto legale. Il secondo elemento riguarda l'ammontare, a quanto dovrebbe ammontare il salario minimo legale. Il salario minimo legale o remunerazione minima Conclude. legale a parità di lavoro e di mansione, non al di sotto dei 12 euro. Concludo col terzo elemento, Presidente, che riguarda la verifica annuale dell'andamento dell'inflazione, che vuol dire l'andamento del costo della vita. Dire che una persona percepisce 1.500-1.000 euro al mese vuol dire che quella persona non è libera di vivere, come diceva Sandro Pertini. Per questo motivo la verifica va fatta su base dell'andamento dell'inflazione, La il costo ringrazio. reale della vita. Grazie.